Martedì 5 novembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Ancora molta politica in evidenza con la neopresidente della regione Tesei alle prese per la formazione ovviamente della giunta regionale, ma troveremo anche molta cronaca. È purtroppo deceduta la signora che lo scorso fine settimana è rimasta vittima di un incidente all'ospedale di Assisi, è morta a seguito delle ustioni riportate per forze, sembrerebbe una sigaretta accesa e che di fatto ha incendiato il pigiama che portava in ospedale. Ma poi troveremo anche una frode, una truffa scoperta dalla Guardia di Finanza che riguarda un giro di cooperative. Molte notizie dunque nelle prime pagine dei quotidiani, le vedete in questa che è la nostra schermata principale, ma andiamo nel dettaglio allo studio dei singoli quotidiani. In particolare partiamo dal Corriere dell'Umbria. L'apertura, lo vedete, è dedicata alla politica. Il PD, titola il Corriere dell'Umbria, sempre più nel caos. Partito diviso anche sulla lettera che Zingaretti ha pubblicato ieri relativa alla situazione in Umbria. Intanto Tesei stringe per la giunta, è Veneto il candidato alla guida della sanità. L'altra notizia di cronaca che oggi troveremo in tutti i quotidiani viene da Città della Pieve, schianto sui binari tra mezzi da lavoro, 5 i feriti, per fortuna non gravi. E poi ancora per il focus sull'Umbria, reddito di cittadinanza a 22.750 umbri a 8 mesi dall'introduzione di questo provvedimento. Questo è il numero, la cifra di coloro che ne usufruiscono. L'importo mensile medio è di 488,20 euro. E poi troveremo dai singoli territori, in particolare, come dicevamo, da Perugia, giro di false fatture, frode da 13 milioni di euro. E poi da Foligno, saccheggiato il bar del distributore Enima. Chiaramente questo lo leggeremo nelle pagine locali. Andiamo alla Nazione, la Nazione che apre invece con la cronaca: è morta la donna ustionata in corsia. Siamo ad Assisi, la tragedia nell'ospedale Assisate, dove Antonella è rimasta ustionata presumibilmente dal fuoco di una sigaretta che ha incendiato il suo pigiama. C'è ovviamente una inchiesta in corso. Ancora sempre dalla Nazione la cronaca: le fiamme gialle, furbetti delle fatture per evadere le tasse, finiscono nel mirino della Guardia di Finanza delle cooperative che però non hanno sede in Umbria. E ancora in tema di truffe, siamo a Spoleto, modigliani falsi certificati a Spoleto finiscono nei guai, vedremo degli esperti d'arte. È ufficiale, Perugia si candida come città capitale europea verde con una serie di iniziative proprio per il suo aspetto green. La cronaca da Città della Pieve: tamponamento tra convogli, 5 operai vengono sbalzati a terra. E poi dal Tribunale di Terni: agguato shock, le tira addosso la candeggina, una donna viene denunciata. Andiamo al Messaggero: povertà mai così in basso, l'Umbria si avvicina al mezzogiorno nel rapporto Svimez, tessuto produttivo rivoluzionato, e per i fondi UE a rilento l'attuazione dei progetti. Per il reddito di cittadinanza è stato richiesto da 10.000 nuclei familiari, riguarda in totale circa 22.000 persone. A Terni scatta l'allarme per i cani morsicatori, sono 28 quelli che sono stati denunciati all'ASL. E poi ancora dall'Università: ieri è andato in tilt il sistema informatico, non funzionava internet, i ricercatori vanno a casa. E ancora da Assisi: morta la donna ustionata sotto accusa ai soccorsi, medici e infermieri vengono interrogati per capire che cosa esattamente è successo in ospedale. Ancora a Perugia: caccia al mago dell'evasione totale, la storia delle fiamme gialle che poi vi racconteremo. E ancora a Perugia: la capitale del verde porta più zone 30, lo leggeremo nel dettaglio. Diamo un'occhiata, ma lo faremo nell'ultima parte della nostra rassegna stampa, anche al meteo, perché sono in arrivo 2 giorni di pioggia, il primo chiaramente è quello odierno. Questo per le prime pagine dei quotidiani. Allora nel dettaglio ora
le pagine di interesse regionale, abbiamo visto che un largo spazio ancora viene dato, e come potrebbe essere diversamente, alla politica. In particolare il Corriere dell'Umbria titola: PD caos anche sulla lettera di Zingaretti. Avrete sicuramente seguito ieri la nostra rassegna stampa. Il segretario nazionale del Partito Democratico ha scritto una lettera su Facebook sostanzialmente assolvendo, è il caso di dirlo, il commissario del PD Verini, dicendo che ha fatto un buon lavoro in Umbria, onestamente di più non si poteva, ma di questo avviso non sono tutti quanti. E infatti proprio su Facebook c'è chi scrive, per esempio l'ex segretario del PD di Foligno, Schoen, in Umbria un fallimento su tutta la linea. E di questo avviso sarebbe anche, sempre del Partito Democratico, Vannini da Todi, Verini si dimetta. In particolare le accuse maggiori arrivano proprio da Foligno, con Elia Schoen, ex segretario del PD, che sostanzialmente dice: io mi sono dimesso dalla mia carica di segretario a seguito dei risultati delle amministrative dello stesso maggio, ritenendo di dovermi assumere delle responsabilità. Così dice dovrebbe fare anche il commissario straordinario Verini, quindi si tornano a chiedere le dimissioni del commissario. Come iscritto, dice sempre da Foligno, al partito vorrei avere la possibilità di un confronto interno, che invece mi è preclusa perché le decisioni vengono prese non si sa dove, né tantomeno da chi. Passiamo dall'essere un partito che si fonda sulle primarie aperte a uno che non parla nemmeno con i propri iscritti. Quindi l'accusa è totale. Tra l'altro oggi Walter Verini, in una conferenza stampa attesa stamani alle 11, chiarirà anche la sua posizione. Ma anche nel centrodestra, quello chiamato a governare la regione, qualche problema spunta. La Lega punta a 3 assessorati per la sanità, tra questi anche la sanità. Dunque l'ipotesi iniziale per cui sarebbero stati 2 gli assessori assegnati alla Lega sembra in realtà vacillare. La Lega, forte anche della sua percentuale, vorrebbe una rappresentanza più forte, e per la sanità, come dicevamo, spunta addirittura il nome di un esterno. Esattamente si tratta di Coletto, ovvero Luca Coletto, già sottosegretario di Stato al Ministero della Salute durante il governo Conte. E dunque sarebbe, diciamo, un tecnico proveniente addirittura dalla regione del Veneto. Vedremo come finirà. Andiamo alle pagine di interesse regionale della Nazione, che invece si dedica alla cronaca. Siamo a Città della Pieve, incidente sui binari, feriti 5 operai. Si tratta di un tamponamento tra 2 motrici che stavano lavorando sui binari. I ferrovieri sono stati sbalzati lungo la massicciata, per fortuna per loro però le ferite non sono gravi. E poi ancora siamo a Perugia, sempre per la cronaca, prende a bottigliate un'auto, un 20enne viene arrestato. Andiamo ad Assisi, dove si è consumato questo dramma. La donna ustionata non ce l'ha fatta, parliamo di una 55enne che era ricoverata in lunga degenza all'ospedale di Assisi e che è morta però nella giornata di ieri a causa delle ustioni sull'80% del corpo, dovute all'ipotesi più accreditata ad una sigaretta che stava fumando e che avrebbe, non si è capito esattamente come, incendiato il suo pigiama, e poi da lì purtroppo le gravi ferite ed il decesso. Ancora dalla Nazione è ancora allerta maltempo, per oggi infatti sono previsti pioggia e vento forte. E poi andiamo al Messaggero, le sue pagine di interesse regionale. PIL e povertà, la regione scivola al sud. Si tratta del rapporto Svimez, che dice che l'Umbria è sempre più vicina al mezzogiorno. In 10 anni il prodotto per abitante è sceso di 20 punti percentuali. Sono 10.000 le persone che hanno i nuclei familiari che hanno richiesto il reddito di cittadinanza, per una media erogata di 488 euro a nucleo. E ancora nelle pagine di interesse regionale del Messaggero c'è anche chiaramente la politica. Mezza giunta della T6 è fatta, ci sarebbero Agabiti, Fioroni, Mister X alla sanità, ma si è visto che potrebbe essere addirittura un Veneto, un leghista e un azzurro, quindi la formazione sarebbe all'incirca questa. Intanto
Il Movimento 5 Stelle dice con Lucidi favoriti soltanto alcuni, insomma è guerra anche all'interno del Movimento 5 Stelle, mentre andiamo nel mondo del sindacato, CISL sbarra, lascia, ora tocca a Manzotti, lavoro e povertà. Dice sono le nostre priorità e su questi argomenti incalzeremo la regione. Queste erano le notizie principali in evidenza quest'oggi sui quotidiani. Allora andiamo a vedere le altre notizie di interesse regionale, ripartendo dal Corriere dell'Umbria, che ci parla proprio di reddito di cittadinanza. 10.547 le famiglie che ne beneficiano, in totale si tratta di 22.000 abitanti in Umbria. E poi oggi c'è anche un analisi di Roberto Segatori sul Messaggero, la crisi della Chiesa Umbra. Segatori infatti si interroga sul come dire, sul ruolo, se vogliamo, sul futuro della Chiesa Umbra dopo che il 18 e il 19 ottobre scorso a Foligno ha tenuto l'assemblea regionale. 400 i partecipanti, dice Segatori, che si sono misurati con la diagnosi della situazione ecclesiale fatta da un esperto interno, Luca Dio Tallevi, ma anche da esperti esterni. Ovviamente l'analisi di Segatori cerca di capire quale sarà il futuro da qui in avanti della Chiesa Umbra. Ancora per le pagine di interesse regionale vi portiamo di nuovo nella Nazione, che oggi dedica spazio a questa candidatura di Perugia come capitale verde d'Europa, sfida all'ambiente, più ZTL e zone 30. Questi sono alcuni dei progetti ambiziosi di Perugia, che punta sulla mobilità alternativa. E poi ancora da Perugia, estendere la raccolta differenziata a Pila, Castel del Piano e al Ponte, questo è uno degli obiettivi della città green. La Nazione ci apre con Perugia le pagine locali e allora, prima proprio di entrare nel dettaglio dei singoli territori, andiamo a Gubbio con un servizio dal nostro TG serale che ci racconta la chiusura della mostra del Tartufo. 3 giorni di mostra, purtroppo bagnata dal maltempo, che però non hanno mancato di regalare del buon tartufo e anche spettacolo. Vediamo. Una mostra, due facce, due interpretazioni diverse. A Gubbio si è appena conclusa la mostra del Tartufo Bianco, che dopo 37 anni di organizzazione curata in prima linea dalla comunità montana, prima Alto Chiascio, poi Alta Umbria, è passata in dote per la 38esima edizione al Comune di Gubbio come ente capofila, supportato da privati ed associazioni, Oste di Iridium per gli albergatori, ristoratori ed agriturismi, Medusa per gli appuntamenti culturali. Il giorno dopo la chiusura è quello dei bilanci, che sono discordanti nelle conclusioni ed anche nella visione futura. Si dicono soddisfatti gli espositori, 27 in totale, ospitati nelle casette di legno allestite in piazza 40 Martiri. Il 1° novembre, venerdì, l'afflusso di persone è stato costante, meno tra sabato e domenica, complice il maltempo, ma comunque in grado di soddisfare i commercianti. Se non c'è stato l'assalto dei turisti, ci sono stati visitatori con ottima capacità di spesa, ovvero realmente interessati ad acquistare il prodotto, cosa che non sempre si riscontra nei mercati, parola di Cecilia Bartolini della Bartolini Tartufi. Di tartufo in verità non ce n'era moltissimo, di 27 banchi erano 3 quelli dedicati al prezioso tubero, complice anche un'annata non eccellente con un ottobre troppo secco e caldo che mal si sposa con la proliferazione di tartufi. Il più grande pesato in mostra era di 400 grammi circa, per un costo medio che quest'anno si aggira dai 1200 ai 1800 euro a letto. Location promossa dagli espositori, un format che è piaciuto più della tenso struttura, magari però con qualche aggiustamento per il prossimo anno per riparare il pubblico dalla pioggia in caso ce ne fosse bisogno. Sul fronte albergatori e ristoratori i numeri parlano di un bel riscontro. Show Cooking agli Arconi sold out in ogni mattina di mostra, afferma Gloria Pierini di Host, che si dice soddisfatta anche per le presenze alberghiere con camere nei 3 giorni tutte vendute.
per Host, che ha promosso anche la cena di preapertura della Gubbio Food Experience alle sale degli Arconi, con ospite d'onore la pastry chef Isabella Poti e lo chef Floriano Pellegrino, ha funzionato la comunicazione mirata che ha portato a Gubbio quelle persone realmente interessate al tartufo, intenzionate cioè a gustarlo nei ristoranti e ad acquistarlo negli stand. Non ci sono state folle oceaniche di curiosi, ma scelti cultori del prodotto che economicamente hanno fatto la differenza. Un format dunque da ripetere, secondo gli albergatori, solo con aggiustamenti, ma non con stravolgimenti. I food bloggers hanno condiviso l'impostazione, affascinati da una Gubbio senza uguali. Altra l'impressione che si evince dagli eugubini sui social e dal dibattito politico. Perplessità sulla riuscita sono arrivate dai consiglieri comunali di minoranza, da Marzio Presciutti Cinti, che posta su Facebook la foto dell'inaugurazione semideserta, parlando di oltraggio al prezioso tubero eugubino, fino ad Orfeo Goracci, che ricordando le edizioni degli anni scorsi, parla di questa come di una mostra inadeguata e insufficiente. Unica cosa che ha messo d'accordo tutti nel giorno dei bilanci è il maltempo decisamente ospite incomodo e il sovraffollamento di eventi. Nella piccola Umbria, il weekend dei Santi contava almeno 3 mostre del tartufo, una kermesse dedicata ai dolci, una allo zafferano ed una al vino, senza contare gli appuntamenti del circuito dell'olio. Insomma, un buffet trimalcionico servito su più tavoli, privo tuttavia di un metro di sala che sapesse fare da regia su scala regionale per dare dell'Umbria una visione d'insieme che finora è mancata. Magari anche questo può essere un tema da affrontare su un altro tavolo, imbandito per ora di buone speranze, quello della futura giunta regionale. Andiamo alle pagine locali, ripartiamo dal Corriere dell'Umbria, dove leggiamo quello che è il fatto principale di cronaca odierno: false fatture, frode da 13 milioni di euro. È stato denunciato dalle Fiamme Gialle perugine un 75enne marchigiano, titolare di una società cartiera che ha la sede in Umbria, che avrebbe permesso a una decina di cooperative di nascondere utili. Che cos'è una società cartiera? Lo leggiamo all'interno nel pezzo. È una società la cui finalità sostanzialmente è quella di fare fatture chiaramente false per cooperative, in questo caso quasi tutte con sede legale nella Lombardia, fatture gonfiate che servivano alle cooperative per avere maggiori utili, sostanzialmente per far figurare maggiori costi di gestione. Le Fiamme Gialle per il momento stanno ancora indagando, ma è partita già la denuncia per il 75enne, con anche un sequestro da 2.400.000 euro. E poi ancora dal territorio perugino, da Perugia per l'esattezza, cerimonia in via Masi nel centenario della festa dell'Unità Nazionale, esposte uniformi dell'Arma dei Carabinieri nei negozi del centro storico. Questo era la prima pagina del Corriere per quel che attiene le pagine locali. Andiamo in tribunale: occupa casa popolare con contratto falso, a processo un 30enne perugino che aveva invaso un alloggio di Ponte della Pietra di proprietà del comune. E poi colpisce a Corciano un'auto con una bottiglia e si scaglia contro la polizia, un 20enne viene arrestato. Sono iniziati a Perugia i vaccini contro l'influenza, nel primo giorno con 82 operatori sanitari. Ancora da Perugia, lo troveremo anche nelle pagine di cultura, il nuovo post pronto al debutto dopo 6 mesi di chiusura, torna al Museo della Scienza, giovedì l'inaugurazione della mostra Un inverno bestiale. Pronto il dossier per il premio Capitale Verde d'Europa, l'abbiamo visto a Perugia. E poi università, si insedia il rettore Maurizio Oliviero, gli auguri del mondo politico. Ancora dal Corriere dell'Umbria, a Perugia riconoscimenti a 19 cittadini in prefettura, un esempio per i più giovani. E poi visita guidata ai tesori dei rioni alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Arriva la spesa online dal carrello virtuale alle consegne a domicilio grazie ad un servizio lanciato da Coop Centro Italia. E poi la regione finanzia l'opera contro il rischio piene, sarà realizzata a Corciano una cassa di espansione di circa 6 ettari, intervenuta
intervenendo sugli argini del torrente locale. E poi ancora dal Corriere dell'Umbria ci spostiamo a Città della Pieve, l'abbiamo in realtà già letto nelle pagine regionali, dunque leggiamo solo il titolo: incidente sulla Roma-Firenze, 5 feriti, sono gli operai al lavoro sui binari, per fortuna per loro nessuna grave conseguenza. E poi a Magione, Cesare Bocci e Dario Ballantini al Teatro Mengoni, partita la campagna abbonamenti. A Castiglion del Lago 30 studenti dell'Istituto Rosselli Rassetti vanno in Belgio. Lo scopo è formare giovani dai 13 ai 18 anni su tematiche di rilevanza europea. Siamo ad Assisi, lavori sulle strade di montagna, 1.183.000 euro per i tratti Armenzano-Nottiano, Metola, Concia-Porziano e Petrata-La Torre. A nuovo anno ci dovrebbero essere anche interventi sulla disastrata strada provinciale 444 del Subasio. E poi è morta la donna rimasta ustionata in ospedale, l'abbiamo già letto nelle pagine di cronaca regionale. Esce ubriaco dal bar e si mette al volante, siamo ad Assisi, denunciato un 32enne, a mentre a Bastia Umbra incontri per combattere il bullismo, gli incontri al cinema Esperia. Andiamo a Todi Marciano, esattamente a Todi, le opere di Beverly Pepper sono poco sicure, spigoli vivi e punte acuminate costituiscono un pericolo per i bambini, c'è una mozione sull'argomento del consigliere Pizzichini. A Marciano, sviluppare il volontariato partendo dall'oratorio. E poi ancora dai territori raccontati dal Corriere dell'Umbria, siamo in Alto Tevere. Sono stati 30.000 i buongustai presenti in città per la mostra del tartufo bianco. A San Giustino lo scuolabus va fuori strada per schivare un cane, per fortuna anche il conducente è rimasto illeso, in quel momento non c'erano bambini. E poi a Montone, Moro di Venezia e Montone a braccetto per la festa del bosco, l'equipaggio ospite d'onore al centro arietano. Ancora dall'Alto Tevere siamo ancora a Città di Castello, nel ricordo di una dottoressa, Silvia Nanni, premiate 5 neo dottoresse, riconoscimento alle laureate che vivono la professione con passione. Ad Umbertide, volontariato, impegno e una donazione all'AUC dagli alunni del Da Vinci. E poi ancora Umbertide, nuovo comfort alla comunità di Torre Certalda. E ancora da Città di Castello è partito il teatro dei ragazzi, ancora da Umbertide, parcheggio in piazza inutile e dannoso, lo dice il Partito Democratico. Ancora andiamo a Gubbio, 900 studenti a scuola di sicurezza stradale attraverso il progetto promosso dall'associazione Elba. E poi 12 artisti eugubini invece sono insieme in mostra a Palazzo dei Consoli, il titolo è Mediazioni, mentre è l'apertura anche del nostro dell'home page del nostro sito internet che vedremo dopo le pagine locali. Polpette killer nella zona della Vittorina, trovati bocconi di carne con lumachicida a ridosso di un giardino, il fatto è stato denunciato ai carabinieri. E poi la sovrintendenza indaga sul murale dei bimbi, siamo a Gualdo Tadino, il sindaco in consiglio comunale rende noto che la sovrintendenza ha acquisito documentazione su un murale realizzato in via Bersaglieri, ma nel frattempo il sindaco attacca e dice: aspettiamo piuttosto dalla sovrintendenza il via libera per la pedana di accesso alla cattedrale di San Benedetto, che per il momento è in una veste provvisoria. E poi il maresciallo dei carabinieri Mattei è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. E poi al via i corsi dell'artista Anastasia Brunetti. E ancora sempre l'artista si chiama Liliana Anastasi Brunetti. E poi ancora da Nocera Umbra il maestro Canzi al fianco del Centro per la Pace, è stata inaugurata una mostra. Andiamo a Foligno, svuotano macchina, cambia monete, slot, ladri in fuga in piena notte con 4.000 euro, il colpo al bar del distributore Eni di Viale Firenze. I malviventi con il passamontagna sono stati
stati però ripresi dalle telecamere. Tributi, IMU e TASI, mancano 300.000 euro, insomma c'è chi non ha pagato. E poi bandiera tricolore e copia della Costituzione agli studenti nel giorno delle forze armate. Candelina numero 100 per questa nonna Teresa Valsecchi, dunque tanti auguri. Ancora dal territorio del Folignate, oggi si parla di Fertitecnica Colfiorito che siede al tavolo della FAO, riconoscimenti internazionali per questa azienda leader nella commercializzazione di legumi e cereali, innovazione e sostenibilità sono le sue armi e dunque è stata insignita di un riconoscimento. A Bevagna felpe in vendita contro le discriminazioni in una campagna che si chiama Respect Me. Ancora dal Corriere dell'Umbria, siamo a Spoleto, sequestrati 19 presunti falsi di Modignani. Sigilli su 9 dipinti e 10 disegni dell'artista che sono stati rinvenuti dai carabinieri tra Firenze e Venezia. Che cosa c'entra Spoleto? L'accusa è che le certificazioni che tali opere sarebbero state di Modignani arrivano anche da Spoleto. In particolare sono stati individuati, diciamo così, degli esperti di Modignani, finiscono sotto inchiesta il presidente dell'Istituto Modigliani, Luciano Renzi, e il curatore Alberto D'Atanasio, a carico dei quali è stato ipotizzato il reato di contraffazione di opere d'arte perché avrebbero certificato la bontà di queste opere. Ancora da Spoleto, il dirigente Mario Lucidi nel nucleo per l'emergenza scolastica del MIUR. E poi ci spostiamo restiamo sempre a Spoleto con la nuova stagione di Don Matteo che andrà in scena il prossimo 7 gennaio, ma poi andiamo a Terni, disabili, il comune è in ritardo su tutto. 4 associazioni che li rappresentano denunciano la mancata partenza di servizi previsti e della pubblicazione di bandi. Questo era il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazione per le sue pagine locali, alcuni titoli li abbiamo già visti come questo della Guardia di Finanza che a Perugia mette a segno un colpo individuando un 75enne che avrebbe fatto fatture false per cooperative della Lombardia. E poi oggi la Nazione si diverte ad intervistare due giovani, uno di centrosinistra, l'altro di centrodestra, sul futuro dal lato di Partito Democratico e dall'altro di Forza Italia. E poi ancora dalla Nazione parliamo di Perugia, Grocco, polemica sul distributore di merendine, la segnalazione di un gruppo di utenti che lamentano la collocazione nel corridoio della medicina dello sport di merendine che si ritiene per la presenza di zuccheri e cose varie assolutamente non opportuna. E poi oggi un focus su questo calciatore falzerano che è un centrocampista del Grifo ma che ha anche una grande passione, quella del pianoforte. Ancora dalla Nazione, su tutto Perugia la giornata dell'Unità Nazionale, i reparti premiati dal comune, le foto di questa giornata. E poi Ryanair, è stato cancellato un volo per Catania per la presenza di forte vento, ci sarà il rimborso per gli utenti. COP Centro Italia presenta un progetto per portarvi la spesa a casa, basta un click. Ancora siamo a Passignano sul Trasimeno, quella strada è pubblica, il Consiglio di Stato dà ragione alla Tracosin e boccia il ricorso di una coppia di cittadini. Il Trasimeno è in vetrina questo giovedì alle ore 17 su Geo Engeo. E poi ancora la giornata delle forze armate, protagonisti a Piegaro sono stati i bambini. Ancora dalla Nazione, siamo ad Assisi, arrivo torto per l'esattezza, pista ciclabile chiusa ma la gente ci va comunque. Ancora via al progetto Di Libro in Libro a Bastia Umbra, storie che escono dagli scaffali. E poi a Santa Maria degli Angeli, esce dal bar ubriaco e si mette alla guida dell'auto per sfuggire alla polizia, finisce addirittura contro un garage. A Gubbio il vescovo, la vettorina è un bene comune, il prelato scrive alle famiglie francescane per promuovere la
candidatura della Chiesa a patrimonio di tutti i fedeli. E poi il vivaio di San Lazzaro, ma siamo a Gualdo Tadino, non deve chiudere, appello alla regione della cooperativa Sopra il Muro. E ancora a Gubbio è stata nominata la commissione pari opportunità. Ancora dalla Nazione, mostra del tartufo a Città di Castello, guardiamo avanti, nella foto Dario Vergassola con la maglietta We Truffle, è stato uno degli ospiti dell'evento. E poi a Montone invece per la festa del bosco c'era l'equipaggio del Moro di Venezia. Appello della UIL da Città di Castello ai neoeletti in consiglio regionale, intervenire sulle infrastrutture. E poi domani a Città di Castello gli uffici demografici saranno chiusi. Paura per lo scuolabus che finisce fuori strada, è accaduto a San Giustino, nel pullman però non c'erano i bambini, anche l'autista è rimasto illeso. E poi ad Umbertide, piazza Matteotti riaperta al traffico e alla sosta, il Partito Democratico attacca l'amministrazione. E ancora a Città di Castello, lavorare per concedere l'accesso gratuito agli asili nido comunali, lo chiede Calagreti e lo chiedono Calagreti e Mencagli. Ancora dalla Nazione, siamo a Foligno, cerchiamo volontari, la città risponda, l'appello della Caritas con il direttore Masciotti, passiamo dalle parole ai gesti concreti. La Caritas di Foligno chiede la presenza di più volontari per sostenere le tante iniziative che hanno messo in campo. A Foligno Forza Armate, il sindaco regala la Costituzione agli studenti folignati, a Trevi Festival, un binomio che funziona sempre, quello con l'olio. A Norcia, grido d'allarme, vigili del fuoco, bisogna salvare il presidio. L'appello dei consiglieri di opposizione, il comune si assuma le sue responsabilità. L'abbiamo visto che la Fertitecnica di Colfiorito è ambasciatrice internazionale alla FAO. E poi abbiamo anche letto dei 19 falsi modigliani sequestrati tra Firenze e Venezia che hanno inguaiato due curatori d'arte di Spoleto. E poi a Baiano sono previste 40 assunzioni presso lo stabilimento dell'esercito, che si conferma assolutamente un posto strategico. Terni, getta candeggina in volto e fugge, denunciata una ventenne pregiudicata, la quale senza apparente motivo ha gettato della varichina sul volto di una donna di 43 anni che alla fine è stata ricoverata in ospedale, ma è stata poi dimessa. Chiaramente ora c'è l'inchiesta. Ponte d'Augusto, barriere antisuicidio per evitare altre tragedie, lo chiede a Terni il Movimento 5 Stelle. Questa era la Nazione, rapidamente il Messaggero con le sue pagine locali. Da Perugia, Capitale Verde, Zone 30 e un piano per avere rifiuti meno cari, queste tra le iniziative. E poi il Cardinale Bassetti ha lanciato questo monito, si vuole addomesticare la morte, lo ha fatto in occasione di un concerto per Trancanelli. E poi l'abbiamo già letto, a Perugia caccia al mago dell'evasione totale, questo signore che emetteva fatture false in favore di cooperative. Ubriachi e bottigliate alle auto, follie in strada tra Perugia ed Assisi. E poi mafia della droga dalla Tanzania, il giudice nega il processo a Perugia perché tutto sarebbe accaduto nel territorio campano. Anche il Messaggero chiaramente riporta la notizia dello scontro sui binari. E poi anche la storia, come dire, preoccupata di una signora che è rimasta bloccata in un'ora in un ascensore a Perugia in via Palermo. Queste erano le prime due pagine del Messaggero, le altre: morta la donna ustionata in ospedale ad Assisi, ora ci sono le verifiche sui soccorsi. A Santa Maria degli Angeli è stata investita una 49enne mentre attraversava la strada, è gravissima. Ad Umbertide riapre al traffico la piazza e subito è polemica, piazza Matteotti, subito polemica contro la giunta. A Gubbio nuove nomine per parroci e Sant'Ubaldo, a Frattatodina al Centro Speranza una castagnata di solidarietà. E poi a Magione allarme furti, ladro scappa dalla finestra, a Città di Castello Mischianti vince la gara tra i tartufai. Ancora dal Messaggero ci spostiamo a Foligno, io videomaker nella California aggredito dagli incendi colossali, parla Luigi Pica, folignate, che si trova a
Los Angeles e dunque racconta dal suo punto di vista cosa sta accadendo. La Fertitecnica di Colfiorito, l'abbiamo visto, presente al tavolo della FAO, così come gli studenti folignati a cui è stata donata per il 4 novembre la Costituzione e con essa anche il tricolore. L'appello, anche il messaggero lo riporta, di Masciotti della Caritas, servono a Foligno volontari per i più bisognosi. A Spoleto, Dolci d'Italia, un record, le scale mobili hanno contato 32.500 accessi in 3 giorni. E poi sparatori incapaci impallinano i rapaci, 3 casi di bracconaggio denunciati nello Spoletino. A Norcia, lo abbiamo visto, c'è l'allarme perché la caserma dei pompieri rischia di chiudere, dunque ci si mobilita ovviamente per farla restare. Infine Terni, azzerate le concessioni, 1.000 tombe a rischio sfratto. Il PD va all'attacco, la tassa sui morti, il provvedimento interessa i loculi acquistati sul finire degli anni 70. Insomma, morale della favola, c'è un dissesto finanziario al comune di Terni, tra i balzelli c'è anche quello della tassa sulle tombe. Chiaramente l'opposizione attacca, ma il governo cittadino risponde con i fatti. Questo per le pagine di cronaca. Allora, prima di chiudere, vediamo, diamo uno sguardo innanzitutto alle pagine di cultura e poi anche alle home page dei siti internet di oggi. Le pagine di cultura aprono con il Corriere, che dice: Umbria, la terra dei cammini, presentata ad Assisi l'edizione 2020 della Guida di Repubblica, che racconta il cuore verde d'Italia con il piacere della scoperta. Chiaramente Assisi in primo piano. E poi La Nazione ci ricorda che a Perugia riapre il POST, il Museo della Scienza, giovedì al via una mostra sensoriale, ma ci racconta anche da Orvieto il mio gioco preferito, NEC debutta al Mancinelli con la data zero del suo tour europeo. L'appuntamento è domani alle ore 21. E poi da Il Messaggero, eventi e progetti, così riparte il POST, ma anche Mengoni stasera, notte di magia in musica al Pala Barton. Torna a Perugia Marco Mengoni, che l'ultima volta era stato al Monte Cucco, lo ricorderete, quest'estate. Poi la foto a Montone dell'equipaggio del Moro di Venezia, che ha partecipato alla Festa del Bosco. Queste le pagine di cultura. Dicevamo, un rapido sguardo prima della pubblicità anche all'home page dei siti internet, partendo da TRG Media. Polpette avvelenate nei giardini pubblici di Gubbio, trovate ben 7 in via Ariosto, la denuncia inoltrata ai carabinieri forestali. Un gesto assolutamente assurdo. Leggiamo che la segnalazione è stata proprio fatta attraverso Facebook, è stata raccolta anche da TRG nella sua nuova rubrica che troverete tutte le sere nel TG, la rubrica dell'Occhio Indiscreto. Andiamo ancora alle home page dei siti. Umbria 24, il processo ai Narcos non si svolgerà a Perugia, braccio di ferro tra GIP e procura. Parliamo di questo processo, l'abbiamo letto anche nelle pagine di cronaca, che riguarda in realtà fatti accaduti nel Campano, nell'area campana, e quindi secondo la procura di Perugia non deve essere celebrato in Umbria il processo. Ma Umbria 24 ci racconta anche della giunta Tesei, la Lega chiede 3 assessori. Rapidamente, tutt'oggi incidente sulla linea ferroviaria, 5 operai rimasti coinvolti. Poi Perugia Today, anche esso con incidente ferroviario da l'Alto Tevere, Teatro dei Riuniti, siamo ad Umberti, ed è venerdì la presentazione della stagione teatrale. Ci fermiamo solo per qualche momento e poi parleremo di sport.